Siamo qui per un'ora e mezza, come sempre iniziamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Sempre sotto il segno del Capricorno nasceva un cantante italiano che nel 1961 arrivò alla top 10 negli Stati Uniti d'America. Nel 1928 a Cesenatico nasceva Emilio Pericoli. Dopo aver imparato a suonare il pianoforte e la chitarra, nel 1947 entra come cantante nell'orchestra del maestro Enzo Ceragioli, con cui si esibisce in Italia e all'estero per alcuni anni. Grazie all'interessamento di Lelio Luttazzi, nel 1954 partecipa al concorso radiofonico 10 canzoni da lanciare. L'anno successivo debutta come attore in Motivo in maschera, film ispirato all'omonimo quiz radiofonico presentato da Mike Bongiorno, a cui Pericoli aveva partecipato come cantante nell'orchestra diretta da Luttazzi, insieme a Iula De Palma e Paolo Bacilieri. Nel frattempo inizia anche l'attività di attore teatrale, partecipando ad alcune commedie musicali come Valentina, messa in scena dalla compagnia di Isa Barzizza. Nel 1959 firma il contratto con la Dischi Ricordi, inizia il suo periodo di maggior successo anche grazie alla reincisione di alcuni classici della canzone italiana degli anni 30-40 e di alcune canzoni napoletane come Anima e Core e Scalinatella. Nell'autunno del 1961 fa parte del cast di Studio 1 in coppia con Renata Mauro. Nel 1962 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Quando, a duettando con l'autore Tony Renis. Nello stesso anno vince il Gran Festival di Pedigrotta con il brano Mandolinata Blu abbinato a Mario Trevi. Alla stessa manifestazione presenta Priesso a nu suon, replicata da Nello Fioramonti. L'anno successivo la coppia Pericoli e Renis vincono il Festival di Sanremo con il brano Uno per tutte. Sempre nel 1963 a Londra partecipa all'ottava edizione dell'Eurovision Song Contest classificandosi terzo. Nel 1964 si ripresenta a Sanremo con il motivo Piccolo Piccolo che non riesce ad accedere alla serata finale. Il brano è replicato dal cantante tedesco Peter Kraus. A metà degli anni 60, dopo aver inciso per la Dischi Ricordi, passa alla Warner Bros. Records per la quale pubblica alcuni 45 giri e alla fine del decennio alla Globe Records distribuita dalla Bentley. Collabora poi ad alcune incisioni con i Mark IV, con cui inizia a collaborare con tutti i più prestigiosi autori di colonne sonore
Ennio Morricone, Nino Rota, Armando Trovajoli, Gianni Ferrio. Emilio Pericoli è stato un cantante che ha cantato veramente l'amore e questo si vede e si sente nei testi che lui cantava. Ad esempio, sei quasi fatta per me, dipinta per me Claudia, però confesso che tu mi piaci di più Nadia. Oppure, dicono che non so trovare un fiore e che non ho mai niente da regalare. Dicono che c'è un chiodo dentro il mio cuore e che per questo non può palpitare. Nel settembre del 2011 è anche ospite da Carlo Conti nel programma I migliori anni. Emilio Pericoli muore il 9 aprile del 2013 a 85 anni in una casa di riposo di Savignano sul Rubicone. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto veramente in tantissimi lunedì prossimo. Un bacio da me, Silvia Pagni.